al colmo del tratto abbiamo superato quota 1600 metri. Ovviamente qui il cuore non posso di giri, ma adesso finalmente possiamo riposarci. Qui la neve, anche se è un tratto assolato, ancora rimasta un attimino a ricoprire una parte della strada. Il paesaggio, penso, parla da sé. Adesso abbiamo fatto sicuramente la parte più impegnativa della salita, anche se ci rimangono ancora un paio di rettilinei asfaltati per arrivare al colle della dieta, che adesso lo inquadriamo, è esattamente laggiù dove c'è quella cresta innevata.